Racing Star, sì, perché un mazzare, modo di un mazzo. Centenario della Coppa Sila, sempre presente, sempre. Se all'arrivo più che soddisfatto, allora raccontaci quest'anno. Dopo un sabato da dimenticare, abbiamo rotto il cambio qui all'uscita degli ultimi tornanti, non ci andava più la seconda. Zio Traviano, come sempre, mi ha fatto andare nella sua attività. Siete andati ad Altomonte, ti ha smontato il cambio? Montato il cambio, di nuovo un problema, smontato di nuovo e me l'ha portata stamattina alle 5 qui. Grande Ottaviano, e un bacione ad Ottaviano, questo secondo posto, perché prima l'ha fatto il... Daniele Longo, eccolo qua, Daniele Longo! Ma ad Ottaviano... Grande Mario, grande! Daniele, non te ne andare, sei sceso da un 1006 con... 2000! Con 2000! Ritornando, diciamo, non alle basi, ma a una macchina che va guidata con più dolcezza, più... Esatto. Dici tu l'esperienza. Innanzitutto io ho avuto non un problemino, ho ordinato un pezzo alla macchina che purtroppo non è arrivato, ma volendo si poteva correre pure così. Però poi, visto la categoria, che purtroppo Stefano ha avuto un altro problema con la macchina sua per non correre da solo, Davide Dacchi, amico, grandissima persona, mi ha prestato la sua macchina per correre. Siamo venuti qua e abbiamo trovato anche la categoria arricchita, perché Stefano, avendo il problema, si è fittato anche un altro 1004, abbiamo fatto una bella cosa. Quindi una categoria che sembrava gli sgoccioli. Tutti paesani, adesso mi dispiace per Stefano, perché purtroppo mi hanno appena detto che ha toccato poco, me ne dedicai, quindi tutto a posto. Mario, grande Mario, ragazzo, grandissima gara e tutto quanto. Bene. Grazie. Al 2025. Bene. 1006. Iniziamo dalla classe Resistart S 1004, formiamo immediatamente il podio. Terza posizione per Francesco Pio Santis, il pilota della New Generation Racing con la Peugeot 106 Rally. Francesco Pio Santis sul terzo gradino del podio di classe, mentre sul secondo gradino del podio di classe un altro Francesco Pio, Mario Greco.
pilota della Peugeot 106 Rally, anche lui pilota per il quale è molto importante la Coppa Sila, pilota della Cosenza Corse, ha vinto la classe Resistart S1004 Daniele Longo, altra Peugeot 106 Rally con il tempo di 6:46:03. Daniele Longo sul primo gradino del podio. Eccoli, grazie, complimenti per voi le coppe offerte dall'Automobile Club Cosenza.